Massimo Giletti, si sente male in diretta. L'ultima puntata di Non è l'Arena non è stata semplice, per Massimo Giletti. Il conduttore era in collegamento da Mosca, dove ha intervistato la portavoce del ministro degli esteri russo, la signora Maria Zakharova. In studio a Roma c'era invece la giornalista Mirta Merlino, mentre l'altro ospite era Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Ebbene, quest'ultimo ad un certo punto ha abbandonato la diretta in polemica con il conduttore. Ma non è stato l'unico colpo di scena della serata, visto che all'improvviso il nostro Massimo Giletti è sparito dal video, facendo preoccupare i telespettatori. Poco dopo è tornato in diretta TV, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Ma cosa è successo al conduttore? Facciamo un po' di chiarezza su tutta la vicenda. In primis, c'è stata l'intervista di Giletti con la portavoce del ministro russo. Più che un'intervista è sembrato un duro confronto tra il conduttore e la signora Maria Zakharova. Quest'ultima, infatti, non ha esitato a ribadire le ragioni russe della guerra e le accuse all'Occidente. Non solo, ha criticato Giletti sulle sue conoscenze del dossier ucraino e dell'impegno della Russia in altri teatri di guerra. Insomma, un botta e risposta che non è piaciuto per nulla a Alessandro Sallusti che, ad un certo punto, ha attaccato a sua volta Giletti, accusandolo di essersi prestato alla propaganda russa. Insomma, il direttore di Libero non ha gradito quanto stava andando in onda e ha preso una dura e netta presa di posizione, abbandonando il collegamento. I telespettatori hanno dovuto ascoltare, loro malgrado, le parole della portavoce del ministro russo, la quale ha continuato ad attaccare Giletti, nel tentativo di difendere la posizione della Russia. In particolare, è arrivata a dirgli come lui non sapesse in realtà come stessero le cose, visto che non è mai stato in Donbass. Ma non è tutto, perché la signora ha sostenuto che la regione sia stata martoriata dai bombardamenti del governo di Kiev. Insomma, una visione alquanto distorta della realtà. Il clima si è fatto ancor più teso nel momento in cui il conduttore di Non è l'Arena ha ricordato a Maria Zakharova le azioni russe in Siria, a sostegno del regime di Bashar al-Assad. Qui la donna ha risposto in modo sarcastico, invitando il conduttore ad andare insieme ad Aleppo, in Siria. Improvvisamente poi, Giletti è sparito dal video e la conduzione per qualche minuto è passata a Mirta Merlino dallo studio di Roma. Lei stessa, non sapendo cosa fosse successo al suo collega, ha cercato di prendere tempo. Nel frattempo sono stati mandati alcuni servizi su Mariupol e poi finalmente la buona notizia. Massimo Giletti è ricomparso in video ed è stato proprio lui a svelare di aver avuto un mancamento, molto probabilmente dovuto ad un calo di zuccheri. Tutto è bene ciò che finisce bene. Peccato che si sia dato spazio ancora una volta alla propaganda russa. Cosa ne pensate? Ha fatto bene Sallusti a lasciare la trasmissione? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.